Intanto, per prima cosa, direi che un primo passaggio che possono fare per fare della buona volontà è restituire i 500 milioni di euro che hanno fregato dal fondo Esodati. Perché andare a fregare da un fondo che ha fatto. Abbiamo parlato martedì. Esatto, una legge del Parlamento, e che il governo, senza l'avallo del Parlamento, vada a fregare 500 milioni di euro da un fondo che serve a tutelare una categoria così debole e così abbandonata, gente che ha firmato accordi con lo Stato e che lo Stato ha detto quegli accordi non valgono più niente, è una vergogna. E la prima cosa che devono fare è ridare quei soldi perché sono messi in un fondo votato dal Parlamento. Seconda cosa, spiego perché dopo sparo un po' a casaccio. Il muratore, secondo la legge Fornero, a regime andrà in pensione a 69 anni e 9 mesi, quindi 70 anni, una follia. Peccato che il muratore non è all'interno non dei, è nella lista dei lavori non usuranti. È la lista dei lavori usuranti, quindi non possiamo usare le parole a casaccio. Capisco un discorso tecnico, magari chi non segue il lavoro, tema però è semmai estendere la lista, forse. Sì, estendiamo più. Allora, anche però quella costa materia va ripresa. Quindi rivediamo tutti i lavori usuranti che sono già compresi. Certe tipologie seconda di lavoro cosa, nella sanità. Seconda cosa. Finisca Federico. Se riesco. Seconda cosa, in un momento di contrazione dell'offerta lavorativa, aver messo in campo la riforma Fornero votata oltretutto dal Partito Democratico è stato una follia da più punti di vista. Il primo perché ha creato queste disparità. Il secondo ha penalizzato il ricambio generazionale. In un momento di espansione dell'offerta lavorativa, una riforma, uno può condividerlo o no, ma è compatibile con il riassorbimento del personale. Se lo faccio in un momento in cui il lavoro non c'è, vado ovviamente ad ammazzare il ricambio generazionale. Terzo, che si dice poco, ma ha aumentato il costo per le imprese e le ha rese meno competitive. Mantenendo un lavoratore vicino all'età pensionabile sul posto di lavoro, oggettivamente e naturalmente meno produttivo. Peccato che costa 2,5 volte in più rispetto al giovane che entra in quel mondo del lavoro. Quindi si è spostato dal pubblico al privato e ha creato un circolo vizioso, rendendo le nostre imprese meno competitive, quindi meno capacità di produrre, meno capacità di assumere. È stata una follia sotto tutti i punti di vista. O ci si rende conto di questo, oppure non pensate che i conti della riforma Fornero sono un vantaggio per lo Stato. Perché è un calcolo miope, perché se uno guarda soltanto quanto risparmia rispetto alla riforma Fornero, finisce là il discorso. Peccato che però ci sono doppi costi sociali, i costi degli ammortizzatori, i giovani che non lavorano, le famiglie che devono mantenere i giovani che non lavorano. Insomma, è una follia. O abbiamo il coraggio di metterci mano e cambiarla radicalmente, oppure se andiamo a fare qualche ritocchino, purtroppo a rimetterci non sarà il governo, ma quelle centinaia di migliaia di giovani che non trovano lavoro e di persone che non riescono ad accedere ai benefici finanziari. Massimo Giletti.